Luca, intanto per l'appuntamento di sabato. Eh sì, sabato affrontiamo questa Africo, squadra fiorentina che sicuramente è organizzata bene, una buona squadra, perché sono già 3 anni che fa l'elite, una squadra, le classiche squadre fiorentine che hanno dalla loro forza il carattere, la determinazione e la malizia rispetto a noi, rispetto a tutte le arendine, sono sicuramente più smaliziate di noi. Bisogna, come dire, rispondere con l'intesa e la tecnica. Sì, certo, noi bisogna essere bravi a non commettere l'errore di sbagliare partita, perché ora dobbiamo dare continuità dei risultati, dobbiamo cercare in tutte le maniere di mettere a posto questa classifica, che secondo me, vincendo domenica, facendo un bel risultato sabato, sicuramente ci divertiremo. I ragazzi? Ragazzi, tutto a posto, ragazzi stanno tutti bene, abbiamo perso Chandea per infortunio, per un piccolo stiramento al quadricipite, però per il resto stiamo tutti bene. Insomma, l'entusiasmo è sempre lo stesso, sembra le stelle, anche perché poi con le vittorie si aiuta, come dire, aiutano a lavorare meglio. Sì, le vittorie aiutano a lavorare meglio durante la settimana, poi sai, la vittoria con il derby, con una squadra sicuramente molto molto importante come la Bibbianese, ci ha dato tra quell'entusiasmo, ci ha dato quella forza che ora dobbiamo portarsela per tutto il resto delle partite. Grazie e buon lavoro. A voi, grazie. A voi.